Bentrovati, bentrovati da Alessandro Bertocchi, benvenuti al secondo webinar proposto dalle aziende partner di questa giornata tematica dedicata alla umidità in casa, cause e soluzioni. Prevenire è meglio che curare, diceva un famoso spot di pubblicità Pregresso. L'umidità si può prevenire anziché curare, ce ne parlerà Luca Laudi di Testo, che abbiamo già conosciuto durante il passato del nostro convegno. Ciao Luca, bentrovato. Ciao Alessandro, grazie. Bene, solamente qualche istante ti darò la parola. Luca, voglio solo ricordare agli amici che sono collegati che questo webinar, come quelli proposti dalle aziende partner, non rilascia crediti formativi, rilascia contenuti estremamente interessanti. Rilasceremo ovviamente un attestato di partecipazione, le slide, la registrazione, insomma tutto il materiale utile per la vostra professione. Potete formulare le vostre domande attraverso l'apposita sezione domande chat del pannello di controllo e in regia insieme a me c'è Marcella Iannone. Insieme vi aiuteremo a risolvere eventuali problemi di natura audio e video. Insomma, faremo di tutto per rendere più godibile possibile la vostra partecipazione. Voglio anche ricordarvi che tutti i professionisti che partecipano all'intera giornata tematica, quindi convegno più i quattro webinar pomeridiani, e quindi staranno con noi praticamente 6 ore dalla stamattina, anzi 8 ore, stavo sbagliando il calcolo, dalle 10 alle 18, avranno come segno della nostra stima la partecipazione gratuita a un corso dal titolo Intelligenza Artificiale per Professionisti Tecnici, che è programmato per il 27 di ottobre dalle 15 alle 18, e che rilascia 3 crediti formativi per tutti gli ordini professionali. Bene, detto questo, Luca, ti do la parola. Abbiamo già la condivisione dello schermo, inizia ora in quei 60 minuti. Benissimo. Allora, chiedo solo conferma che, no, ok, che si veda tutto. Perfetto. Mi presento nuovamente, sono Luca Laudi, Product Specialist per Testo SPA. L'azienda in realtà è una multinazionale tedesca con sede a Lenzkirch, nella Foresta Nera. Qua stiamo vedendo un'immagine, chiedo scusa, problemi tecnici, nel senso se ogni tanto mi vedrete guardare da un'altra parte perché ho il doppio monitor e di conseguenza sto controllando la presentazione. Quindi dicevo, l'azienda è tedesca, è una multinazionale per quanto riguarda la produzione di strumentazione elettronica, strumenti di parametri fisici e chimici. Alle mie spalle vedete ad esempio uno strumento multifunzione in grado di darmi diversi tipi di specifiche, la temperatura, l'umidità, la pressione, la velocità dell'aria, insomma tutto quello che può a che vedere con delle misurazioni che sicuramente in edilizia e specialmente nella giornata tematica di oggi andremo in particolare a vedere quello che riguarda le ricerche termigrammetriche a che fare. Quindi abbiamo una discreta esperienza, l'azienda nasce nel 1957, noi in realtà da 30 anni siamo presenti sul mercato italiano con la nostra filiale italiana a Settimo Milanese e appunto ci occupiamo di tutto ciò che ha a che vedere con le misure e in particolare oggi trattando le tematiche dell'edilizia. Quindi una carrellata generale, diciamo, su quello che vedremo, in particolare monitoraggio e ricerche termogrammetriche, quindi proprio le ricerche che si fanno per andare a individuare eventuali punti critici, livelli di temperatura o di umidità, anzi, correlati, livelli di temperatura correlati a livelli di umidità per capire quali sono le criticità. Andremo a vedere anche la termografia, sempre intesa in questo tipo di controlli, e una piccola panoramica sulle misure strumentali correlate sempre a questo discorso, quindi in particolare con quelle legate alla ventilazione per quanto riguarda i ricambi d'aria. Senza portare via ulteriore tempo, io entrerei proprio di prepotenza con quanto è la giornata tematica e quindi andiamo ad analizzare quali sono i parametri che principalmente hanno a che vedere con l'umidità, con la formazione di condense e poi addirittura in muffe,
e sono la temperatura, l'umidità, in realtà anche il parametro della CO2, non direttamente dipendente, ma sicuramente anche per un discorso di salubrità degli ambienti, è comunque un parametro da tenere sotto controllo e noi abbiamo anche strumentazione specifica per questo o comunque legata al discorso di temperatura e umidità. Perché devo rendermi conto di questi parametri e perché soprattutto li devo controllare e come li devo controllare? Proprio perché dai parametri che io ho a disposizione io riesco a capire quali sono i determinati momenti, le determinate criticità che a lungo andare possono portarmi a una situazione di generazione di muffa sostanzialmente o comunque di un ambiente prolifico per alimentare un'eventuale muffa o condensa insomma sulle murature. La prima divisione da fare, il primo, diciamo, come posso dire, la prima divisione nei controlli è sicuramente differenziare un controllo puntuale da un monitoraggio. Quando dico controllo puntuale, intendo io arrivo con lo strumento, ad esempio questo, anche solo per semplice curiosità, è la nostra sondina termoigrometrica che può leggere i valori tramite l'applicazione che si scarica sullo smartphone, quindi questa è in grado di darmi temperatura, umidità, la temperatura eventualmente di rugiada, eccetera, cioè mi dà già una serie di parametri e volendo può già fare delle piccole registrazioni, ma sostanzialmente io questa arrivo e faccio un controllo al momento, è già qualcosa, può già significare, ma sicuramente il fattore a contorno, qua si vede dall'immagine, si vede un'immagine di una giornata particolarmente soleggiata e magari una giornata come quella che sta diventando qua dalle mie parti, particolarmente piovosa, ho sicuramente già delle umidità e delle temperature che sono differenti. L'ambiente è lo stesso, lo sto vivendo nello stesso momento, lo sto vivendo nello stesso modo, ma i parametri che potrei ottenere anche nella stessa abitazione, nello stesso involucro, possono essere abbastanza diversi. Quando io invece ho a che fare con un monitoraggio, cioè con un controllo durante le fasi della giornata, durante una settimana, durante un mese, sicuramente ho abbastanza elementi a sufficienza per poter capire quali siano dei momenti di criticità. Ok? Quindi va bene il controllo, meglio ancora approcciarsi con il controllo corretto. Quindi sicuramente la temperatura, l'umidità, parametro anche della CO2 che andremo poi a vedere nel breve, può darmi delle sufficienti informazioni. Dicevo il monitoraggio, qua si vede diciamo un'immagine di un ipotetico appartamento, vediamo quali sono le cause, cioè quali sono le dinamiche che possono essere messe in luce tramite un monitoraggio. Cosa si utilizza per il monitoraggio prima di tutto? Per il monitoraggio si usa un data logger come questo ad esempio. È un semplice misuratore, in questo caso questo bianco, qua per entrare più nello specifico di temperatura, quello nell'immagine che vedete nero invece fa temperatura umidità, questo è in grado di registrare ogni tot tempo che indico io, ogni 5 minuti, ogni 10 minuti, ogni mezz'ora, ogni ora, dipende un po' dall'applicazione, magari potrebbe essere sufficiente in una determinata situazione anche un controllo ogni 30 minuti o ogni ora, avere diciamo un livello di temperatura e di umidità nell'arco della giornata. Una volta che io poi vado a verificare il grafico che si vede a fianco, io avrò la linea della temperatura e la linea dell'umidità e questo potrebbe già identificarmi con dei valori. Dopo abbiamo un esempio specifico che entrerà proprio diciamo a gamba tesa per farvi vedere cosa effettivamente la strumentazione può mettere in evidenza, può farmi capire se eventualmente non ci sono sufficienti ricambi d'aria, se ci sono delle formazioni di muffe anche per comportamenti che ci sono all'interno della casa.
banalmente, ma di stendere i panni all'interno della casa può aumentare la percentuale di umidità relativa. Lo si diceva anche stamattina, come viene gestito, ad esempio, la cucina, come si vive l'ambiente, quante persone ci sono, potrebbe anche essere un ufficio e capire quali sono le dinamiche durante la giornata. Magari si arriva a picchi di parecchie persone e poi in varie fasi invece ci sono poche persone, quindi anche i ricambi d'aria sufficienti possono essere diversi a seconda dei momenti della giornata. Come viene gestito l'impianto di riscaldamento o l'impianto di climatizzazione estivo e poi anche le dinamiche che possono subentrare nei bagni. È un classico, sinceramente, avere questo tipo di problema proprio perché si genera ulteriore umidità tutte le volte che si va a utilizzare la doccia, il bagno, eccetera, o anche semplicemente lavatrici, asciugatrici, eccetera. Quindi tutte queste dinamiche possono essere registrate nel tempo, registrate come? Appunto, tramite data logger classici come questo, qui entro un po' più nel tecnico nostro, che possono essere programmati precedentemente, diciamo, dal software, e quindi lo si programma prima, lo si porta sul posto, lo si lascia registrare, dopodiché si andrà a prelevarlo e si andranno a leggere tutti i dati, e quindi poi si trarranno tutte le informazioni dal grafico, e quindi si farà, diciamo, un resoconto finale dopo che avrà ottenuto tutti i dati. Un'eventualità magari un po' più difficile da manifestare, nel senso che magari, specialmente se sono servizi per esterni, immagino se siete chiamati in causa per un cliente terzo, insomma, magari è una dinamica un po' più difficile, ma in alcuni casi dove c'è monitoraggio, ad esempio ambienti pubblici, ad esempio uffici, potrebbe essere invece qualcosa di molto ottimale, ci possono essere dei data logger online, cioè sostanzialmente i nostri si chiamano Saveris 2, questo è il suo nome, ma sostanzialmente è al pari del data logger, uguale, anche le dimensioni sono più o meno simili, ma la differenza con questo, non so se si vede magari dalla webcam, è il fatto che lui è perennemente collegato alla rete wifi e a un cloud che andrà automaticamente ad aggiornarsi tutte le volte che comunicherà, quindi ogni 15 minuti, ogni 20 minuti, insomma, il tempo che gli avrò dato di acquisizione, io in realtà andrò a vederlo direttamente su internet. Quindi entrando nell'account del cloud relativo a questo data logger che avrò creato, potrebbero essere numerosi data logger, potrebbe anche essere più di uno, io posso avere tante situazioni dove poter avere questo tipo di informazione, quindi posso avere molte informazioni anche al momento. Questa cosa, diciamo, in alcuni ambienti è particolarmente apprezzata perché magari ho l'esigenza di intervenire prontamente sull'ambiente prima che magari si sviluppi qualcosa, insomma. La differenza è questa, però le opportunità sono entrambe, insomma, può essere quello, diciamo, classico tradizionale, programmo, lo lascio sul posto e poi lo vado a prelevare, oppure potrebbe essere questo. Questo praticamente una volta che si collega alla rete wifi di casa, anche domestica, rimane collegato e io posso interrogarlo anche se non sono direttamente sul posto e posso anche essere avvisato di eventuali allarmi. Attenzione, la percentuale di umidità ha sorpassato il 65%. Benissimo, mi arriva la mail che mi informa che nel tale ambiente dove ho collocato il data logger questo è successo. Quindi è un sistema in remoto, diciamo, dei controlli di temperatura, umidità ed eventualmente anche di altri parametri. Questo è il sistema che possiamo vedere, Saveris 2, qua ve lo faccio vedere più per curiosità, ma anche per capire quello che adesso il mercato propone per quanto riguarda questo tipo di sistemi. Appunto, basta semplicemente avere un router wifi, quindi una linea wifi, e io posso collegare una serie di moduli che possono essere con sensori interni, con sensori esterni, quindi posso andare a prendere anche la temperatura precisa di un determinato angolo, di una determinata zona, anche con sondi a filo, insomma, posso studiare, diciamo, tutte le varie ipotesi, fa anche tra l'altro misure di lux e di UV, per intenderci anche di CO2, quindi ho una vera centralina microclimatica che mi può dare diversi tipi di valori.
anche con una, come posso dire, un costo e anche un tipo di, come posso dire, di installazione abbastanza semplice rispetto magari a sistemi che fanno le medesime cose, ma magari un po' più complessi e che richiedono magari un trattamento diverso. Ora, semplicemente era per dirvi, posso sistemarlo in un modo, posso sistemarlo nell'altro, sicuramente questo è un metodo molto flessibile che potrebbe essere utilizzato. Entriamo, ecco, l'ultimo, questo proprio che ho anche a disposizione, è proprio questo sistema testo 160 Yaku, dove questo data logger è in grado di darmi non solo temperatura e umidità, ma in realtà anche la CO2. CO2 che al pari dell'umidità, diciamo che l'umidità mi dà già la sensazione, insomma, di avere delle percentuali che poi non vanno bene neanche per le persone che abitano all'interno dell'ambiente. Legato alla CO2, la CO2 ad esempio è un classico indicatore dei ricambi d'aria. In un ambiente interno non dovrebbe superare i 1000-1500 ppm, parti per milione, in aria pulita fate conto ne abbiamo circa 400. Ecco, quando io ho questo diciamo sotto controllo, posso sapere già di non sforare mai e di non andare magari a percentuali di oltre 2000. Non parliamo di monossido di carbonio, parliamo di CO2, però sicuramente non è un ambiente salubre, è un ambiente dove sicuramente se è un ambiente pubblico non ci sarà particolare attenzione perché comunque creerà sonnolenza, anche magari malessere, disagio, legato poi a tutto il discorso dell'umidità. Adesso entriamo invece nel clou, diciamo, della giornata tematica. Questo per farvi vedere come posso prendere il monitoraggio. Ma adesso entriamo in un caso specifico proprio per farvi capire come la strumentazione può darmi una concreta mano anche nella valutazione di un ambiente per capire proprio perché ci sono determinate criticità e perché si è arrivati fino a quel punto. Un motivo, soprattutto stamattina ho seguito nel webinar, diciamo, con degli esperti assolutamente molto informati che hanno più o meno già anticipato le varie vicissitudini, insomma, che sto per dire, ma sicuramente uno dei motivi che fa proliferare l'umidità, quindi poi porta a condense e porta fino a muffe, è anche il fatto che alcuni materiali che vengono utilizzati, quindi, scusatemi, intonaco, e per dire anche case da parate, o magari quelle sono un po' meno in uso oggi, ma comunque tutti gli elementi che hanno a che fare con l'edilizia hanno quella capacità di nutrire le spore dei funghi igroscopicamente, perché accumulano l'acqua sostanzialmente che è contenuta nell'aria, quindi nell'umidità assoluta, e sostanzialmente se ce n'è parecchia sono capaci di attirarla e quindi sono un alimento per le spore dei funghi e quindi le fanno crescere molto velocemente. E non serve avere percentuali del 100% di umidità, dove francamente non serve avere la strumentazione, ma basta anche visivamente o appoggiare una mano per rendermene conto, ma già percentuali sopra il 70-75% a lungo andare possono portare a situazioni sicuramente di disagio. Uno dei motivi appunto per cui spesso e volentieri quando si fanno delle ristrutturazioni, specialmente ristrutturazioni di infissi, a volte non si tiene in considerazione non soltanto della tenuta all'aria di un involucro e di conseguenza si pensa di risolvere il problema della temperatura e del riscaldamento sostanzialmente verso l'esterno, quindi non disperdo verso l'esterno, ho sistemato la mia situazione. Se non tengo conto anche, quindi poi subentra la VMC con altri colleghi che ne parleranno, o comunque sistemi di ventilazione, se non tengo conto degli equilibri di umidità. Detta male, se io intrappolo l'umidità, è normale che poi presta, prima o poi si sfoghi. Adesso andiamo però a vedere proprio nel dettaglio questa cosa che sto dicendo. Quindi, se non ho un'adeguata ventilazione, se non tengo conto di questo, ma parto soltanto dal punto di vista di
aumentare le temperature o comunque avere un'inerzia termica diversa e quindi mantenere un locale più caldo per più tempo, attenzione perché se non tengo conto delle percentuali di umidità, questo può essere a lungo tempo sicuramente un problema che andrà a manifestarsi. Ad esempio, per spiegarlo, mi permetto di dirlo, spero di, sono banalità, però io mi rendo conto che magari se non si è addentro o se magari uno non ha un po' ripassato, diciamo, il discorso, spesso e volentieri c'è una confusione fra l'umidità assoluta e l'umidità relativa, cioè si tende a pensare che l'umidità sia umidità punto e basta, ma un conto è umidità assoluta e un conto è umidità relativa. Andando a convegni, anche sempre a tema edilizio, a volte è capitata la domanda del tipo: io sono in una zona molto nebbiosa, è meglio che io non apra le finestre, non faccia ricambi d'aria perché questo potrebbe portarmi umidità all'interno dell'ambiente. Ecco, questa è una cosa sbagliatissima, proprio perché si vede nell'immagine, nella slide che vi sto mostrando, nell'immagine a sinistra. Vediamo un classico esempio, sono i navigli, non molto lontani dall'azienda, è una zona che insomma conosco abbastanza, io sono addirittura qui in campagna, quindi vi dico che d'inverno questo è ancora diciamo, più manifesta, insomma anche nella mia zona, si vengono a creare le nebbie. C'è un'umidità assoluta molto alta all'esterno, delle temperature abbastanza rigide e ecco che ho quel fenomeno dell'umidità che si manifesta poi con la nebbia. Se io dovessi avere sempre in quella zona, cioè lì sui navigli, dovessi aprire una finestra, attenzione che l'aria che entra non è aria umida, proprio perché andiamo a vedere questo piccolo primo schema, come può cambiare la percentuale di umidità assoluta di umidità relativa. Scusatemi, come può cambiare la percentuale di umidità relativa rispetto alla stessa quantità di umidità assoluta. Per umidità assoluta, prendiamo la quantità di vapore acqueo espressa in grammi contenuta in 1 metro cubo d'aria, okay, qualcosa che possiamo proprio misurare, possiamo proprio pesare. L'umidità relativa, la dico male, ma si intende, è relativa alla temperatura a cui questa umidità assoluta è portata. Quindi, se partiamo da questo schema e guardiamo in alto dove c'è una cifra 4,85, supponiamo che siano 5, diciamo, grammi di umidità assoluta, quindi quella è la quantità. A 0 gradi, quindi una situazione come potrebbe essere quella dell'immagine a sinistra, cioè quella dei navigli con la nebbia, a 0 gradi vuol dire che quell'umidità assoluta è al 100% di umidità relativa ed ecco che abbiamo la nebbia, quindi vuol dire che proprio usciamo e sentiamo proprio l'umido, diciamo, anche sulla pelle e sui vestiti. Attenzione che se noi andiamo in una situazione di riscaldamento, cioè da 0 gradi passiamo a 20 gradi e quindi apriamo la finestra e quindi quest'aria arriva all'interno, questa umidità assoluta, scusatemi, arriva all'interno dell'ambiente, dal 100% di umidità relativa in realtà arriva al 28%. Quindi attenzione che in realtà addirittura siamo in una situazione completamente inversa, proprio perché abbiamo portato l'umidità assoluta a una temperatura molto più alta. Per spiegarlo, utilizzo, diciamo, questo piccolo esempio di bicchieri d'acqua con contenitori, dove sostanzialmente la logica è più temperatura ho a disposizione, più il contenitore della mia umidità sarà maggiore. Di conseguenza, più ho temperatura, più posso contenere umidità. E quindi se noi andiamo a vedere tre recipienti ipotetici a 30 gradi, a 20 gradi e a 10 gradi, che potrebbero essere una temperatura estiva, quest'anno siamo stati molto più in alto, 20 gradi potrebbe essere la temperatura di un interno e 10 gradi, lo dico già, lo anticipo, potrebbe essere quella di un ponte termico invece. Guardate se analizziamo un certo tipo di quantità di umidità assoluta. Siamo a 9,4 grammi di umidità assoluta, diciamo 9 per semplificare, diciamo, la cifra, a 9
30 gradi, quindi ho un recipiente parecchio grande, questo equivale al 31% di umidità relativa. Quindi siamo in una situazione assolutamente di secco sostanzialmente. A 20 gradi, la stessa quantità, ecco, non l'ho detto sopra, ma vedete, a 30 gradi io posso contenerne fino a 30 grammi, a 20 gradi posso contenerne fino a 17. Quindi a 9 siamo più o meno alla metà, a 20 gradi, ed equivale al 54%. Quindi siamo una quantità corretta, diciamo, di umidità relativa che può essere contenuta all'interno dell'ambiente. Quando arriviamo invece a un ponte termico, cioè quindi siamo all'interno dello stesso ambiente, ma abbiamo un ponte termico, ad esempio, a 10 gradi, attenzione che lì il recipiente, il bicchiere, diventa ancora più piccolo e di conseguenza quel 9 grammi diventerà addirittura il 100%, e questo significa, magari è un po' eccessiva come immagine, ma si capisce bene che il bicchiere non può più contenere l'acqua e di conseguenza poi ho la manifestazione di condensa e questo sicuramente mi porterà a una situazione di muffa. Quindi andiamola a vedere anche dal punto di vista un po' più tecnico, cioè sì, ma la strumentazione non fa funzionare, ma com'è che me lo dice? Allora, gli strumenti hanno dei sensori all'interno, sono dei sensori termigrammetrici. Ora purtroppo qui la webcam non mi aiuta molto, ma all'interno c'è un sensore, si chiama ceramico, NTC, che mi fa la temperatura, un sensore specifico, e ceramico invece è uno specchiettino sostanzialmente che va a interpretare, diciamo, la percentuale di umidità. Al di là di questo, che vi deve interessare soltanto dal punto di vista magari di curiosità, all'interno degli strumenti c'è qualcosa che non ci siamo inventati, c'è un diagramma psicometrico. Diagramma psicometrico che mi indica le percentuali di umidità assoluta rispetto alle temperature e mi ridà sostanzialmente l'umidità relativa ed è in grado anche di calcolarmi eventualmente il punto di rugiada. Per cui se noi andiamo su questo grafico e ci immaginiamo di avere circa 8-9 grammi di umidità assoluta, non l'ho detto, magari se lo specifico è meglio, a destra abbiamo l'umidità assoluta, quindi le quantità che vedete a destra sono l'umidità assoluta, orizzontalmente invece vedete le temperature e le curve entalpiche che vanno a intersecare questo grafico sono quelle relative all'umidità relativa. Quindi se noi abbiamo una quantità di circa 8-9 grammi di umidità assoluta a 20 gradi, vedete che la loro intersezione va proprio sulla linea dei 50% di umidità assoluta, scusatemi, di umidità relativa. Quindi non ci inventiamo niente, quindi tutte le volte che facciamo un calcolo, tutte le volte che andiamo a misurare, eventualmente possiamo metterci, se vogliamo giocare su questo schema, e andiamo a vedere proprio come combaciano i dati. Se ci immaginiamo appunto di passare da una situazione di 20 gradi a 9 grammi di umidità assoluta e abbiamo un raffreddamento fino a 10 gradi, quindi proseguiamo in questa linea immaginaria, arriviamo a una intersezione con il 100%, con la curva del 100% di umidità relativa. E per spiegarla ancora più nel dettaglio, andiamola a vedere con questo schema. Perché spesso e volentieri poi uno pensa, ah, io ho misurato col termigrammetro all'interno dell'ambiente il 50% di umidità, ma che problemi posso avere? Nessuno. Attenzione, perché io sto misurando l'umidità relativa di questo ambiente, ma non sto misurando le temperature superficiali. Se io ho un ponte termico, si vede abbastanza bene qua dall'immagine, ammettiamo di avere una situazione dove ho 20 gradi con 9 grammi di umidità assoluta. E questo equivale a dire di avere un'umidità all'interno dell'ambiente di circa il 50%, vuol dire stare bene, vuol dire essere in una situazione assolutamente consona. Ma se ho un ponte termico dove questa temperatura non arriva ai 20 gradi, perché per conformazione geometrica, per materiale, insomma, comunque io ho un ponte termico e lì la temperatura
in alcuni casi mi arriva anche a 10 gradi, quindi mi arriva a ben 10 gradi di differenza rispetto alla temperatura che c'è nell'ambiente. Attenzione che l'aria che porta l'umidità, man mano che arriva vicino al ponte termico, farà lo stesso effetto sostanzialmente quando arriva su uno specchio. Quindi, quando sono in bagno e utilizzo la doccia, genero maggiore umidità, magari a un certo punto apro la porta, ritrovo tutto normale, ma lo specchio è completamente appannato, perché lo specchio è molto freddo, lì l'umidità non riesce a essere contenuta e quindi fa l'effetto sostanzialmente del bicchiere che abbiamo visto prima. Ecco, quindi man mano che la mia ipotetica gocciolina di umidità si avvicina al ponte termico, arriverà a percentuali sempre più alte, finché arriverà proprio allo stato finale, lo stato liminare, quello dell'aria, l'ultimo strato di aria, che sarà esattamente la temperatura del ponte termico. Attenzione, stiamo parlando di umidità superficiale, non stiamo parlando di umidità che arriva all'interno, lì si va ad analizzarla con un'altra strumentazione, si va ad analizzarla in un altro modo. Qua si parla di come si comporta la temperatura superficiale rispetto all'umidità ambientale, che al 50% su un ipotetico ponte termico di 10 gradi arriverà magari al 100%. E quindi, per tirare un po' le conclusioni di quello che si è detto, se io ho sostituito degli infissi, ora ce ne sono assolutamente già con sistemi di ventilazione, eccetera, ma diciamo se io non ho fatto delle indagini preventive e non ho visto particolari, non ho dato particolare importanza alle percentuali di umidità, ecco che se io sono partito cercando soltanto di rimediare dal punto di vista della temperatura, sicuramente se non il primo inverno, ma magari il secondo, quando diciamo materiali si sono caricati di umidità, potrò cominciare ad avere della formazione di muffa sostanzialmente. Se io ho pensato solo ed unicamente ad alzare, a mantenere la temperatura, a eliminare la scarsa tenuta all'aria che poteva esserci, ecco che sicuramente io andrò a incappare in questo tipo di problema. Qua vi ho fatto degli esempi ipotetici. Adesso andiamo a fare un esempio proprio nel concreto, nel senso che come posso con la strumentazione testimoniare un discorso del genere? Cioè come posso effettivamente avere questo tipo di riscontro? Beh, sicuramente già con i classici data logger, quelli che vi ho fatto vedere prima, dislocati in diversi punti, io posso avere sufficienti informazioni per poterlo fare. In quel particolare, questo è uno strumento, si chiama pirometro infrarosso, ha lo stesso principio delle termocamere, inutile che lo spieghi, ma sostanzialmente misura l'infrarosso, le temperature superficiali, quindi non a contatto. Quindi io lo vado a puntare sull'eventuale parete, adesso non riuscite a vederlo, ecco, sul palmo della mia mano dovreste riuscirlo a vedere. Quelli sono i puntatori laser, ma non sono quelli che indicano la temperatura. La temperatura è come per le termocamere, all'infrarosso viene mandata al sensore che c'è all'interno, quindi il principio è lo stesso e riesce a darmi la temperatura superficiale. Questo strumento, che si chiama 835H1 per quanto ci riguarda, ha poi nel dettaglio un sensore termigrammetrico, cioè proprio esattamente come quello della sonda che vi ho fatto vedere, è all'interno di questa gabbietta. Si vede un pallino che è quello relativo alla temperatura e uno specchio che è proprio quello relativo invece alla misura dell'umidità. Qui abbiamo provato a fare un esempio, abbiamo un ufficio che è sostanzialmente prevalentemente fatto a vetrate e abbiamo una scarsissima tinta all'aria, quindi diciamo che abbiamo le condizioni ideali per poter trovare un ponte termico e per poterlo analizzare. Quindi cosa è successo? Qui abbiamo appunto una tenuta all'aria scarsa che da un certo punto di vista non è sicuramente ottimale, ma da un altro punto di vista vuol dire che l'umidità tra esterno ed esterno continua a traspirare e diciamo mantiene un suo equilibrio fra interno ed esterno. Abbiamo sostanzialmente individuato su una di queste questa stanza appunto prevalentemente a vetrate, un ponte termico, lo abbiamo messo su un cavalletto
Questo fa misure puntuali, ma se collegato eventualmente a un PC, può eventualmente fare proprio anche un monitoraggio nel tempo, quindi può misurare come un data logger, soltanto che fa la misura proprio anche dall'infrarosso. Ha bisogno di essere collegato a PC anche perché ha un sensore infrarosso, ha anche un consumo di batterie notevolmente diverso, quindi ha bisogno, diciamo, di un supporto anche esterno di alimentazione elettrica. Però diciamo che nelle possibilità sicuramente è ottimale. E quindi è stato posto sul cavalletto, è stato messo davanti al ponte termico e si è studiato un suo comportamento durante l'arco di un paio di giornate. Quello che si è ottenuto è questo grafico. E qua era il discorso che vi dicevo prima, ecco perché quando io scarico un grafico riesco ad avere veramente tante informazioni, anche se non sono stato sul posto, anche insomma, se ci sono arrivato dopo. Diciamo che le valutazioni che posso fare sono veramente tante, specialmente se sono esperto di quel settore, e sicuramente voi che siete, diciamo, esperti di quel settore, lo sareste ancora di più di me perché avete anche a conoscenza magari dei materiali che sono stati utilizzati, del tipo di impianto di riscaldamento, eccetera, eccetera. Quindi il grafico è qualcosa che mi può aiutare ulteriormente. In questo caso, nel grafico abbiamo nella parte sinistra abbiamo le temperature, nella parte destra, mi aiuto un attimo con il puntatore ottico, nella parte sinistra abbiamo le temperature. Nella parte sottostante abbiamo la durata di questa prova che abbiamo fatto, quindi è partito da un martedì alle 9 ed è finito un mercoledì alle 12, il giorno successivo sostanzialmente, la fase notturna, e da questa parte abbiamo le percentuali di umidità. Dopodiché qui abbiamo la linea, diciamo, più in alto, questa, dopo comunque ci saranno delle scritte che ve lo diranno, ma questa sostanzialmente è quella della temperatura interna. Quindi quella presa col sensore, questo. Ok? E mi dice che più o meno sono stato tra i 22 gradi, ho un sistema d'aria, vedete tutti gli on-off che staccano, e pochissima inerzia termica, quindi come stacca scende subito a una temperatura di 18 gradi. Se avessi avuto un radiatore, probabilmente la temperatura sarebbe scesa in maniera un po' più dolce, ma sale in maniera repentina subito alle 6 della mattina. Ok? Poi abbiamo la percentuale data di umidità relativa, quindi sempre presa dal suo sensore, e abbiamo una percentuale di umidità che arriva al massimo a 35, è la linea verde scura, al massimo arriva a 35. Dopodiché abbiamo la temperatura del ponte termico, questa in rosso, parte da 18, quindi parte da circa 4 gradi in meno rispetto già alla temperatura normale. Questo non tenetene conto, ma è solo per far capire che è istantaneo, quindi passando con una mano ha preso la temperatura corporea, perché funziona l'infrarosso, e quindi va di parallelo rispetto all'andamento, diciamo, della temperatura interna, ma con 4 gradi di differenza. Quindi quando ero a 18 gradi nel momento peggiore, sono in realtà ancora più in basso, sono a 8 gradi nel momento peggiore, diciamo, della fase notturna o comunque pre-inizio riscaldamento. La linea verde chiara invece è l'umidità relativa superficiale ricalcolata dal sensore, quindi umidità ambientale, temperatura superficiale, ricalcolo dell'umidità, ok? Tramite diagramma che abbiamo visto prima. Parte da un 40%, dovete fare affidamento a questa parte, e arriva fino al 60%. Cioè sono in una condizione sicuramente magari non ottimale sotto alcuni punti di vista, ma sono in una situazione dove difficilmente avrò una possibilità che si sviluppi della muffa, perché le percentuali comunque continuano a traspirare verso l'esterno. Tenete conto anche che sono uffici dove passano parecchie persone, quindi aumentano anche la percentuale di CO2, anche l'umidità. Se io qua prendetela per buona, ma è per fare un tipo di ipotesi. Questi sono dati certi. Andiamo a vedere, ecco qua sono ribaditi quello che vi ho detto, temperatura ponte termico, temperatura interna, temperatura ponte termico, umidità ricalcolata, umidità interna. Andiamo a vedere cosa potrebbe succedere se io vado a modificare questi infissi, queste vetrate, e vado semplicemente a pensare di ripristinare
il discorso della temperatura per ottimizzare un po' gli sprechi che ci possono essere legati appunto alla dispersione termica. Magari ipotizziamo, io posso guadagnare qualche punticino di temperatura e non arrivare magari a un calo, spegnimento del sistema d'aria, e magari potrei avere circa un paio di gradi in più, sto ipotizzando. Sempre ipotizzando, potrei guadagnare qualcosa anche sul ponte termico, magari non partire da un 18, ma partire magari da un 20 e non trovarmi magari a 8 gradi, ma magari trovarmi a 10-11 gradi nel punto peggiore della nottata. Benissimo, però attenzione, l'umidità non sfoga più verso l'esterno, quindi assolutamente non parto più a un'umidità che arriva al 35%, qua mi sono tenuto anche cautelativo. A un 50%, 50-55%, probabilmente andrebbe già molto più su se non ci fossero ricambi, proprio perché abbiamo anche numerose persone che possono entrare nell'ufficio. Cosa succederebbe all'umidità superficiale ricalcolata in una situazione del genere? Bene, succederebbe che magari ho guadagnato qualcosa sul ponte termico, ma ho peggiorato con l'umidità, non sfoga più. Quindi, quando è al punto peggiore, probabilmente a 10 gradi, si trova a una percentuale di oltre il 75%. Quindi vuol dire che a lungo andare sicuramente avrò una manifestazione di umidità e quindi poi fino a diventare completa muffa. Questo lo posso fare tramite la strumentazione, lo posso fare tramite la strumentazione, tramite questo strumento che vi ho fatto vedere. Eventualmente posso fare verifiche anche puntuali, perché comunque se trovo già delle temperature molto più basse posso ipotizzare un qualcosa del genere se non ho la possibilità di lasciare lo strumento sul posto, eccetera, ma comunque posso già avere numerose informazioni. Posso farlo appunto o con il pirometro o con una coppia, diciamo, di sensori che vi ho fatto vedere prima, questo temperatura, umidità e questo è un altro sensore a infrarosso, quindi è sempre un pirometrino. In questo caso il lettore diventa lo smartphone, diciamo, diventa l'applicazione, incrocia i valori esattamente come faceva questo, qui infrarosso, qui temperatura umidità, e va a ricalcolarmi l'umidità superficiale. E tanto per far capire che qui parliamo di strumentazione anche parecchio economica, quindi nel senso non è necessario fare chissà che tipo di investimento. Comunque ho dei dati assolutamente tangibili, confrontabili e analizzabili. Quindi in questo caso qua, anche per far capire, sempre stesso esempio, ho preso due sonde di questo tipo, una lasciata all'esterno e una lasciata all'interno. Vedete dallo schema, allora in pratica era una giornata in cui c'erano 16 gradi, era una giornata autunnale e c'era un 80% di umidità relativa all'esterno. Sicuramente era una percentuale molto alta. All'interno c'erano 24 gradi e una percentuale di umidità del 51%. Stiamo parlando sempre dello stesso tipo di locale su cui abbiamo fatto anche l'altra indagine. Se voi andate ad analizzarla sullo schema che vi ho fatto vedere, sul diagramma, proprio per farvi vedere che diciamo, i dati tornano, quindi ha una percentuale di umidità relativa di 80% a 16 gradi, vado a posizionarmi sul diagramma. All'interno vado a posizionarmi sulla temperatura interna 25 gradi, col 50% di umidità. Mi trovo esattamente sulla stessa linea e mi dirà che ci sono 10 grammi circa di umidità assoluta. Cioè, questo per farvi capire che anche con una strumentazione, come posso dire, che non richieda un investimento di un certo tipo di spessore, ma già avendo questi dati, io comunque posso avere qualcosa in più in mano per poter fare delle valutazioni. E sono comunque delle valutazioni che possono essere credibili proprio perché mi dà dei dati tangibili. Andando avanti, adesso mi spiace perché il tempo, nel senso, ne richiederebbe molto di più. Ma questo tipo di indagine può essere fatta in maniera
ancora più chiara, ancora più netta, con una termocamera. La termocamera sostanzialmente è, come posso dire, il fratello maggiore del pirometro infrarosso, perché oltre, diciamo, a darmi le informazioni, i valori, mi ridà proprio un'immagine termica. Quindi è già in grado di farmi vedere quali sono le zone più fredde e le zone più calde. Come funziona la termocamera? Qui vado un po' più sulla parte strumentale, ma penso che sia abbastanza interessante. Quando io scatto un'immagine con la termocamera, a volte c'è una confusione, posso vedere dietro la superficie, anche per altre situazioni che ne ho sentito parlare stamattina, umidità di risalita, umidità di condensa, eccetera. Quindi tutte cose che la termocamera è in grado di mettere in risalto, poi dopo le elaborazioni devono essere fatte da professionisti o comunque del settore, cioè nel senso bisogna avere le conoscenze per farlo, ma sicuramente la termocamera è in grado di mettermene in evidenza molto facilmente. Dicevo, quando io vado a scattare un'immagine esattamente a classico fonte termico, quindi qua c'è l'immagine, quello che va a proiettarsi sulla superficie sostanzialmente è un Excel di dimensioni enormi, fate conto che termocamere da 320x240 sono 75.000 punti di misura e passa, quindi ho singolarmente per ogni singolo pixel che viene preso, e quindi se avessi tanti termometri a contatto che posso appoggiare sulla superficie, come se avessi tanti pirometri infrarosso che possono darmi per ogni singolo punto una temperatura, però oltre a darmi questo, che sarebbe difficilissimo da interpretare, loro gli attribuiscono un colore. E io velocemente attribuisce dei colori in base a una scala di riferimento, mi dice: guarda, colori più bassi di un tot ti faccio colori freddi, colori più alti di un tot ti faccio dei colori più caldi che ti danno l'idea di temperature più alte, e quindi io individuo subito dov'è la zona più fredda. E in questo caso abbiamo un ponte termico dove le temperature sono a circa 14,6 gradi rispetto al resto delle pareti dove abbiamo circa 20 gradi. Se io punto la termocamera sulla parete, sul soffitto e sul pavimento, probabilmente ottengo 20 gradi, e se vado con una sonda aria, probabilmente quei 20 gradi saranno grosso modo la temperatura dell'ambiente. Quindi diciamo che dappertutto ho delle temperature omogenee, ma sul ponte termico io ho quasi 5 gradi e passa di differenza. Questo me lo dice già la termocamera. La termocamera può fare un passo in più, almeno le nostre. Può fare una ricerca termigrammetrica associata a un discorso di sensore termigrammetrico, cioè può incrociare i dati che ha già di temperatura superficiale con una sonda termigrammetrica, quindi proprio lavorano in parallelo, ok? Quindi proprio sulla termocamera io leggerò il valore di temperatura dell'ambiente e di umidità dell'ambiente, e c'è una determinata colorazione, una paletta, si chiamano nel gergo, diciamo, delle termocamere, dove avrò proprio una paletta che si chiama umidità. E anziché avere, torno indietro di un'immagine, le temperature, quindi anziché vedermi 14,6 gradi o 20 gradi, mi vedrò uno schema simile a quello che potrei avere con le smartphone, cioè con questi sensori, con l'applicazione, a semaforo, dove le zone verdi sono le zone con percentuali di umidità inferiori, diciamo, al 65%, da 65% diciamo fino al 75% con dei colori gialli, diciamo di attenzione, superiore a quello, un colore rosso dove mi dice attenzione, sei con percentuali molto alte. Quindi in questo caso quello che avrò sarà proprio un profilo dell'umidità che andrà a svilupparsi. Ecco che in una situazione del genere io non solo avrò, diciamo, i dati, io posso riottenere anche tutti i dati, nel senso che con la termocamera posso scaricarmi queste immagini e posso andare a ricevere, posso andare a prendere punto per punto le temperature, punto per punto le umidità, ma proprio a impatto io qua riesco a capire qual è la zona che ha il problema. E sicuramente se ci vado nel momento in cui è già successo, ok, potrei già vederla, come posso dire, già formata. Ma se ci vado preventivamente o con una certa, un certo anticipo, potrei avere già un campanello d'allarme per riuscire magari a intervenire, per tempo. Ecco, questo è sostanzialmente quello che mi può far permettere di fare la termocamera. La termocamera andrebbe approfondita,
perché in edilizia non ha a che fare solo con l'involucro, ha a che fare anche con col controllo degli impianti, col controllo dei difetti strutturali, della consulenza energetica. Può andare bene anche per i capotti termici, può andare bene per tutto ciò che ha a che vedere la temperatura. Tu dove ho dei problemi di temperatura, dove si manifestano delle differenze di temperatura, la termocamera può intervenire ed è sicuramente un qualcosa che mi può dare delle analisi molto significative per capire poi come eventualmente intervenire. Oggi l'abbiamo vista solo sotto il punto di vista della tematica dell'umidità, perché l'argomento principale era quello, ma sappiate che comunque può essere utilizzata veramente a 360 gradi per tutte le applicazioni, proprio per capire eventuali anomalie e soprattutto anche per casistiche, si è detto prima, purtroppo qui non ho messo immagini, ma per capire anche tenute all'aria degli infissi, per capire dinamiche di oltre umidità di condensa, ma anche umidità di risalita, perdite di impianti, tubi che perdono, insomma, tante informazioni che possono essere date semplicemente dallo studio delle temperature superficiali. Questa è solo una panoramica informativa di tutta la nostra gamma delle termocamere, ma anche per dire, anche qui l'approccio può essere differente. Non è necessario a volte avere la termocamera, come posso dire, top gamma per riuscire a capire, però diciamo che già una termocamera iniziale può già mettermi in evidenza determinati tipi di inconvenienti, specialmente quando le differenze di temperatura sono abbastanza sostenute, e soprattutto ecco, dispersioni di punti termici assolutamente già con le termocamere iniziali possono già essere messi in evidenza. Ovvio, normale che maggiore è la sensibilità termica, la differenza tra un pixel e l'altro di capacità di riuscire a vedere differenze di temperatura, maggiore sono il numero dei pixel, migliore è la lente che va diciamo a inquadrare, sicuramente avrò un'immagine più definita, riuscirò a vedere anche dinamiche più sottili, anche distaccamenti da intonaco, dove magari le temperature non sono così marcate durante la trasformazione. Cioè, diciamo che maggiore è le componenti della termocamera, sicuramente migliori saranno le immagini che andrò a ottenere. Ma quello che serve tanto è pratica sul campo per capire, e sicuramente mi può venire incontro la termocamera se la so usare bene, anche le termocamere, diciamo, di primo livello possono assolutamente essere di funzione, insomma, per darmi già dei dati certi, dei dati concreti. Detto questo, diciamo una chiosa finale, visto che il tempo sta per scadere, ma riguardo a tutta una serie di strumenti che abbiamo a disposizione per poter analizzare questo sistema. Noi abbiamo visto il problema, lo abbiamo analizzato sotto il punto di vista delle ricerche termogrammetriche. Sicuramente per la temperatura, per l'umidità di condensa, fino ad arrivare alla muffa, quello che mi interessa è umidità, umidità relativa, umidità ambientale, temperature superficiali, umidità superficiale ricalcolata. Sicuramente sono fattori importanti. Ma attenzione che se poi parliamo di ventilazione meccanica controllata, uno dei sistemi anche per capire se questi sistemi sono tarati in maniera corretta, cioè sostanzialmente per capire quanti ricambi d'aria ho bisogno all'interno di un ambiente, ecco che qua possono intervenire anche altre strumentazioni, come ad esempio tutta la gamma dei nostri sensori anemometrici, classici a ventolina, filo caldo, eccetera. Ora non entro nello specifico, ma se avete bisogno di informazioni sarò ben lieto, insomma, di approfondire il discorso. Ecco che una volta che ho installato un sistema di ventilazione meccanica controllata, per tararlo, insomma, posso avere ulteriore bontà dei dati, proprio capendo quanti ricambi d'aria ho, guardando anche le percentuali poi di temperature e di umidità, magari registrate dal data logger o registrate dalla strumentazione, per capire proprio i livelli di umidità e i livelli di CO2 che ci sono, e quindi capire che per quell'ambiente
i ricambi d'aria sono sufficienti, quindi non mi fanno mai arrivare a livelli di umidità particolarmente elevati che poi possono portarmi a problemi. Appunto, è una serie di strumenti a partire dalla gamma Bluetooth, cioè quindi quelli già con un approccio, diciamo, più, come posso dire, più veloce, più flessibile, dove basta semplicemente avere questo sensore, basta avere lo smartphone per poter acquisire i dati, diciamo, avere già un qualcosa che può permettermi di tarare un sistema, fino a strumenti come quelli che vedete nelle immagini, un po' più professionali, con, diciamo, anche un trattamento dei dati differente, dove posso avere un vero e proprio sistema multifunzione, potrei avere addirittura una centralina microclimatica che mi potrebbe, non ho messo qua l'immagine, ma dare la qualità e il benessere ambientale, quindi il famoso indoor air quality, all'interno dell'ambiente, quindi anche con le temperature a infrarosso, le temperature radianti, quindi la temperatura percepita, eccetera, sia in ambienti lavorativi che in ambienti, diciamo, pubblici. Quindi tutto questo per dire che con la strumentazione sicuramente si possono avere tante risposte, soprattutto tramite le analisi, si può cercare il più possibile anche. Sempre, metto sempre le mani avanti, ma rispetto alla propria esperienza, rispetto al proprio settore, anche capire il più possibile quali poi possono essere i problemi che si possono manifestare proprio perché dati ambientali certi riescono a darmi questo tipo di informazione e non semplicemente arrivare sempre alla fine quando il problema si è già verificato e diciamo ormai posso soltanto metterci una pezza in un secondo momento. Ecco. Sicuramente nel caso che vi ho spiegato, avere qualche dato precedente in maniera preventiva può sicuramente farmi operare al meglio per quanto riguarda per quanto riguarda poi le reali modifiche che devo fare. Sostanzialmente, e concludo, cioè tenere sotto controllo non solo la temperatura e l'umidità, non solo i livelli di temperatura e di umidità, ma sicuramente anche i ricambi d'aria, quindi la ventilazione che vanno a stretta correlazione. Spero di avervi dato, diciamo, in maniera abbastanza chiara, dato un saggio insomma di quello che la strumentazione, che testo può fare. Io diciamo approfitto per dire che sono la persona che all'interno dell'azienda segue proprio tutta la parte strumentale, quindi se avete bisogno di informazioni riguardo proprio gli strumenti sono ben lieto insomma di potervi dare qualche informazione in più. Ti passo la parola Alessandro, che non so come siamo Grazie, con le tempistiche, ma deve essere stato senti, bravo. alcuni partecipanti ci chiedono, mi senti? Ok, Sì. alcuni partecipanti ci chiedono se voi come testo organizzate anche corsi per diventare operatori termografici. Allora, posso fare da tramite, nel senso che non li possiamo fare noi direttamente perché personalmente sono un secondo livello e mentre per poter fare questi patentini, si occorre avere un terzo livello, non sono molti in Italia. Posso dare assolutamente, eventualmente, delle informazioni riguardo chi lo può fare. Vengono, diciamo, organizzati dei corsi in tutta Italia proprio per questo, appunto, da persone che hanno il terzo livello e quindi possono, diciamo, insegnare, Insegnare, insomma, fare certo. questo corso. Sì, che è metà online e metà dal vivo, solitamente. Diciamo che c'è una parte pre che viene fatta telematicamente, cioè tramite PC, e poi invece un paio di giorni dove c'è previsto anche l'esame. Quindi, se volete Beh. qualche informazione in più, ve la posso dare, vi posso consigliare. Noi non Perfetto. direttamente, facciamo solo corsi base. Benissimo Luca, grazie, molto 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 interessante. E tutto ciò, avete i recapiti di testo nella slide conclusiva di Luca Laudi che ringrazio e ringrazio anche la sua azienda per essere un'azienda partner di questa speciale giornata dedicata all'umidità in casa, alle cause e alle soluzioni.
Grazie, sapete che il nostro pomeriggio non si conclude qui, alle 15:45 si parlerà di VMC, di ventilazione meccanica controllata, lo faremo con Elti. Non perdetevi questo webinar di approfondimento. Come sapete, tutti i professionisti che parteciperanno all'intera giornata avranno in omaggio il corso sull'intelligenza artificiale per le professioni tecniche. Io vi do appuntamento fra un quarto d'ora circa e do appuntamento a Luca ai prossimi eventi insieme. Buon lavoro Luca, grazie, è sempre un piacere averti Grazie a come tutti relatore. dell'attenzione. Ciao ciao. Ciao.